targata Goofish New Concept. Io direi di iniziare subito. Dunque, fin dai primi del Novecento, nei cabaret parigini, si esibivano degli uomini che imitavano le dive del momento. Allora, una di queste era la famosissima Madame Artù, da cui prese il nome il celebre locale parigino, Madame Artù. E questa sera, qui per noi, signore e signori, al Goofish New Concept, Madame Artù! Arrivi dove sei tu con i tuoi nottambuli, i tuoi cabaret. Madame Artù è una signora che fa parlare tanto di sé. La mondanità lei la ignora, ma sempre degli uomini ai piedi. La cercano tutti pazzamente, la vogliono tutti, ma perché? Di molto bello non ha niente, pure a un certo non so che. Madame Artù è una signora che fa parlare tanto di sé. Faccia bruna, assai minuta, però con gli occhi sa giocar. Naso un po' l'insù, voce acuta e i piedi stile militare. Madame non ha molto sapore se le contempli il décolleté, ma il panorama posteriore promette un certo non so che. Madame Artù è una signora che fa parlare tanto di sé. Quando al ballo fa incantare è sempre il culmine dell'attrazione. Ah, che roba sì, che anche già nessuno le guaglia in bon ton. Il cavaliere un po' febbrile si fa di porpora allorché la donna alzandosi con stile lei mostra non so che. Madame Artù è una signora che fa parlare tanto di sé. Ma di che vive questa signora che ha la più larga la borsa del quartier? Cambia di toilette d'ora in ora, a cuochi, valletti e cocchier. Gira in lando caricatori, ma è comprensibile perché lei salda tutti i fornitori con quel fotello. Madame Artù è una signora che fa parlare tanto di sé. Mie signore, se cercate di darla bene ai vostri amor, di bijou da spriti adornate, di sete di mille color, ma un dì allacciandovi il corsetto vi coglierà la fierta se che valla ci pied il delitto. Se manca un certo non so più, Madame Artù è una signora che fa parlare tanto di sé. Bravissimo Gianni Rettori, con te ci vediamo dopo. Allora, adesso ci spostiamo da Parigi a Broadway. Erano gli anni 40 e con questo brano, tratto dal musical Nine, il brano si chiama Take It All, signore e signori, sul palco del Goofish New Concept, la bellissima e favolosa Miss Shana Visconti! Take it all. You want the movement
You got my soul, take it all. It's time to leave, time to live. Because I have no more, there's nothing left to Shana, vieni, stai proprio con me. Allora, io devo dire che tu sei una delle drag queen che ammiro, perché comunque riesci a medesimarti perfettamente nel personaggio che stai interpretando. E ti vorrei fare due domandine semplici, semplici. Allora, volevo sapere da quanto tempo è iniziata la tua carriera e dove soprattutto. Allora, 7 anni fa al Magnolia con Iani. Sotto la direzione artistica di Iani, quindi. Ascolta, ma di tutti i personaggi che tu interpreti quando fai i tuoi vari spettacoli, visto che sono tanti, perché comunque tu giri parecchio l'isola e vai a fare serate in parecchi locali, quelli che comunque ti stanno più a cuore, che interpreti con più piacere? Milva e Mimo. Ah, quindi due icone della musica italiana. Va benissimo. Allora, ci vediamo dopo. Ancora un applauso per Shana, che come sempre è bravissima. Allora, proseguiamo con la nostra serata e da Broadway ci spostiamo a Londra, quindi nel clima delle tenebre londinesi. Erano gli anni 30, è tratto dal musical Cabaret con il brano Main Hair. Signore e signori, a voi l'immensa, grandissima, incommensurabile, inestimabile. Miss Velena! Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, introducing the international singing sensation, Fräulein Sally Bowles! What I do when I'm through, then I'm through, and I'm through to the moon. Now it's over and the
Though I used to care, I nearly owned her hair. You're better off without me, my hair. Don't dab your eye, my hair, or wonder why, my hair. I always said that I was a rover. You must admit you're proud, should have known by now. You've every cause to doubt me, my hair. The continent of Europe, so wide, my hair. Not only up and down, but side to side, my hair. I couldn't ever cross it if I tried, my hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile. Man by man. Spontaneo, non bisogna neanche chiederlo. Ti vedo provata. No, ho fatto un nuovo taglio. Si chiama Prendimi da dietro. E mi è rimasto incastrato nell'occhio. Buonasera a tutti, è un grande piacere. Come dicono Los Angeles, ma io gli dico ti conosce. Scherzo. Ciao, bella. Ciao gnocca, come stai? Ah, molto bene. Dopo 2 giorni di febbre, bene, diciamo. Non avrei detto perché sei in forma sbagliante come sempre. Faccio il test. Non sono grassa, vero? No! È sempre il solito pubblico di merda del Go Fish questo. Mente spudoratamente. Scherzo. Però sono bugie buone. Allora, come ti sto, Shana? Una piccolissima intervista. Tu hai una carriera che va, insomma, a ritroso di parecchi anni. Esattamente, in che anno hai iniziato questa tua professione e dove? Ma guarda, ho iniziato quando sbarcò Garibaldi a Caprera. Perché detto così mi fa più vecchia. Ho iniziato 23 anni fa presso la 554. Guarda tutti i maligni! Mi chiederei... Certo, come non ricordare che tu sei... Pronta? Miss Drag Queen Italia 2004!